Fuori TV vi porta stasera in una delle più grandi sagre qui nella Val Belluna, la sagra dei Pets. City lights don't shine as bright when we're apart. Baby, you have got the keys to my heart. Benvenuti Sedico, sagra dei Per. Siamo adesso con Samuele Capraro, il presidente, che ci spiega due parole di come è nato la storia di questa sagra. Perché sagra dei Per? Come si chiama? La sagra dei Per si chiama così in onore del Per di San Giacomo. San Giacomo è il patrono di Brivano. Ok. No? Le origini della sagra si perdono nel tempo, da oltre 30 anni viene svolta comunque al parco di Brivano, qui dove siamo noi adesso. E quindi gli alberi delle pere c'erano? Sì, un tempo, si trovano ancora qualche esemplare, comunque un tempo erano abbastanza diffuse. E adesso invece cosa viene mangiato qui al ristorante? Ma qui si mangiano piatti tipici locali e specialità comunque bellunesi, dallo schizzo a tutte le grigliate solite, il mangiare tipico delle sagre. Allora con il gruppo che fa headline stasera a Sagra dei Per, sono i JPM, ragazzi, buonasera. L'unica volta che ho incontrato questi ragazzi era in radio e mi hanno detto questo è il nostro ultimo concerto un anno fa e ancora non sono andati in pensione. Come mai, Pagno? Quasi, ma perché purtroppo la pensione non ce la danno, quindi dobbiamo mantenersi in qualche modo e dobbiamo ancora suonare qualche volta. E quindi il segreto della festa, Aldo, cos'è? Beh, l'amicizia sicuramente, la musica e poi il divertimento. Non è la birra? No, sicuramente è un ingrediente. No, ma è un ingrediente forte per quanto riguarda le feste. Vedo la gente che si frequenta le feste di JPM. Ma avete un messaggio comunque per loro? Guarda, bisogna far festa con la testa e quindi sappiamo che esistono adesso sistemi per far festa e andare a casa sani e tranquilli, per cui usiamoli, ecco, questo è il messaggio. Buone parole.